Un padiglione Becci al Marina di Pescara smart e innovativo per accogliere tanti giovani, soprattutto alla prima delle tre giornate di Visionaria e la quarta edizione del forum adriatico dedicato ai temi dell'innovazione, della transizione energetica, della sostenibilità ambientale. Oltre 30 talk e dibattiti articolati su tre grandi spazi, un'area plenaria in cui si avvicendano visioni e prospettive sugli scenari futuri, un'area talk per scendere nel dettaglio con imprenditori e manager pubblici e privati, una Visionaria Academy per le attività di formazione curate direttamente dal punto di impresa digitale della Camera di Commercio Chieti Pescara. Madrina dell'evento Antonella Santuccione Ciao, neuropsichiatra, membro della Fondazione per lo studio dell'impatto del genere sulle malattie ambientali, nominata tra le 500 donne più influenti d'Europa. Io ho lasciato l'Italia circa 25 anni fa per una scelta e per capire cosa fosse la ricerca oltralpe. E oggi torno e vedo un'Italia che vibra, un'Italia che è piena di energia, cosa che non c'era 3, 4, 5 anni fa. Di questo sono particolarmente come dire, fiera, contenta, e parlavamo poc'anzi, vedere che Pescara diviene la Milano o la Londra o la... Forse si sta meglio a Pescara che a New York, lo dicevamo prima. Beh, questo mi riempie il cuore di gioia. Antonella però con sincerità ci confessa che... Io non ho mai lasciato l'Abruzzo, mai, quindi non è un ritorno, è continuare a fare quello che ho sempre fatto. Poi da dove lo si fa, parliamo di innovazione e di tecnologia, ormai non si ha più un luogo che necessariamente ci radica ad un territorio. Abbiamo un mondo aperto, un mondo globale, poi ci sono i posti del cuore, l'Abruzzo è un posto del cuore.